parte del leone lo fa il calcio, perché ovviamente a Calto, pur essendo un paese molto piccolo, si è sempre stati innamorati di questo sport. E dunque abbiamo documentato tutti i campionati e anche i tornei e le partite amichevoli che sono state fatte a Calto. La mostra comincia con il raccontare anche la storia dei campi di calcio, perché in un paese così piccolo i campi sono stati due, uno informale, diciamo, e l'altro quello che è cominciato come campo del Littorio e poi è diventato campo comune. Era all'inizio circondato da una pista su cui si svolgevano delle gare ciclistiche. E poi, come dire, il libro racconta appunto i trionfi del Calto, che è arrivato anche in promozione, e anche, diciamo così, i tramonti, trionfi e rinascite poi, e dopo questi tramonti rinascite. La mostra si arricchisce di una sezione dedicata all'attuale AS di Calto, che è una squadra che ha vinto molto nei campionati sempre amatoriali, ma è una delle prime, non è mai stata una squadra materasso, ecco. E poi c'è una sezione dedicata agli altri sport, tennis tavolo, dove abbiamo espresso, come dire, dei campioni che sono arrivati in B2 nazionale, e anche le discipline in cui si, come dire, si dedicavano i caltesi, indipendentemente dal fatto che fossero iscritti nelle organizzazioni ufficiali.